situazione di via Alba Longa e del tutto quel quadrante, comunque di via Appia e di piazza di Roma, come quadrante territoriale, è giunta a un momento cruciale della sua organizzazione. I lavori che siamo riusciti a strappare all'amministrazione capitolina sul tratto di via Alba Longa devono essere resi definitivi, poiché quel nuovo assetto viario che siamo riusciti ad ottenere ha risolto in maniera totale i problemi di sosta selvaggia e di invivibilità di quel territorio. È un momento cruciale perché la risposta dei cittadini in questi giorni e con la manifestazione dimostra un senso civico estremamente superiore a quello che fin qui aveva dimostrato la pubblica amministrazione. Così come la pubblica amministrazione aveva dimenticato per 20 anni l'esistenza del centro commerciale a Pio Primo e abbiamo dovuto sollevare noi il problema di tutte le irregolarità che c'erano nello svolgimento di quel progetto, alla stessa maniera abbiamo dovuto ricordare all'amministrazione, che pure aveva tentato nella scorsa amministrazione con la giunta precedente di intervenire su quel quadrante, che i cittadini nella loro globalità e gli abitanti del territorio vanno tutelati attraverso la difesa della bellezza del territorio. Qualcuno sostiene che occorre difendere non i cittadini e gli abitanti, ma difendere il commercio. Questo è molto semplice in realtà la risposta. Il commercio e la ricchezza fioriscono laddove fiorisce la bellezza, laddove fiorisce la vivibilità di un territorio, mentre dove fiorisce il caos, o meglio, laddove il caos fa sfiorire un territorio, ciò che accade è semplicemente il saccheggio. Si finisce come, secondo alcune teorie, sarebbero finiti gli abitanti e la civiltà dell'isola di Pasqua. Saccheggiando il proprio territorio hanno estinto la loro civiltà. Qui a Vienna, come vedete, dove siamo in viaggio di istruzione con la scuola, si comprende bene una cosa. Siamo in una città chiaramente meravigliosa. Io non posso essere lì con voi a manifestare a via Alba Longa perché sono qui con la classe, con la scuola, ma qualcosa possiamo imparare anche tutti insieme qua, perché qui vediamo bene un aspetto importante della vita di una città, ovvero che dalla bellezza, dall'ordine, dal decoro urbano arriva la ricchezza. Vienna è una città molto bella, ma Roma certamente ha una bellezza che chiaramente non ha nulla da invidiare a Vienna. Al tempo stesso però è facile vedere come tutto sia organizzato, pulito, pedonalizzato, e questa è una prospettiva che noi su molti aspetti stiamo proponendo per molte parti della città, stiamo proponendo per Roma, perché dalla bellezza, dal decoro urbano, dal modo di vivere per il cittadino la città e non per le macchine la città, non per i potentati locali la città, viene la ricchezza e la bellezza di un territorio. Conclusione, occorre che i lavori per ora provvisori di risistemazione diventino definitivi, perché quel tratto rappresenta comunque oggi una sperimentazione esemplare su un nuovo modello di viabilità a Roma, su un nuovo modello di vivibilità a Roma, in cui non è l'abitante di Roma, del territorio, non è al servizio delle auto, non è al servizio dei potentati locali, ma è la città che è messa al servizio di chi vi abita e di chi vi arriva. La bellezza è la prima grande ricchezza di un territorio.